Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è dedicato alla base. Vi spiego meglio. Ho già da un sacco di tempo il fondotinta di Wet n Wild Photo Focus Foundation. Se vi ricordate, penso almeno un paio di mesi fa, in un video l'avevo fatto vedere che avevo acquistato gli altri due prodotti della linea Photo Focus. Non so poi in realtà se ci sia anche Terra o altre cose sempre di questa linea. In ogni caso, io ho preso il correttore e la cipria e ho detto perché non facciamo un video testando insieme tutti questi tre prodotti così vediamo come lavorano insieme e se anche cipria e correttore rendono bene come il fondotinta. Il fondotinta, vi ripeto, già lo utilizzo da un bel po' di tempo, già mi piace, già vi posso dire quali sono le caratteristiche e invece gli altri due non li ho mai provati, quindi li provo insieme a voi oggi per la prima volta. Prima di iniziare ad applicare appunto questi tre prodotti vado a correggere le occhiaie. È una cosa che faccio sempre con un correttore nel barattolino, questo è quello di NARS. Se non avete delle occhiaie particolarmente accentuate potete evitare questo passaggio. Se sentite dei rumori strani in questo video perdonatemi, ma stiamo facendo dei lavori e quindi ogni tanto sentirete battere appunto dei rumori che dite che cosa sta succedendo? Non sta succedendo niente di particolare. E voglio realizzare la base esattamente, cioè non la base, voglio fare gli stessi step che faccio sempre per non penalizzare questi prodotti, quindi appunto vado a correggere le occhiaie. Ho acquistato questi tre prodotti sul sito di Beauty Bay, anzi il fondotinta in realtà non mi ricordo se l'ho comprato su Beauty Bay, comunque sono disponibili tutti lì. Il prezzo di Wet n Wild è veramente molto basso, quindi sono dei prodotti accessibili a tutti quanti. La linea si chiama Photo Focus perché è praticamente una linea che è stata testata tipo sotto 7 condizioni di luce diverse, viene benissimo in foto con gli smartphone e viene benissimo fotografato sia con il flash sia senza flash. Comunque, ragazzi, non è un video sponsorizzato se magari qualcuno di voi se lo stesse chiedendo, è semplicemente uno dei miei video soliti. Tiriamo un po' indietro i capelli così inizio ad applicare il fondotinta. Io ho due colori diversi, ho il soft ivory e il golden beige del fondotinta per un semplice motivo. Siccome lo utilizzo sia in estate che in inverno e sia con l'autoabbronzante che senza, e in alcuni momenti sono più chiara e in altri sono più scura, ho due colori così li posso mixare a mio piacimento in base al colore che sono in quel momento in cui lo applico. Questo fondotinta mi piace applicarlo con la spugnetta, ci ho stampato sopra la spugnetta qualcosa comunque. Non mi piace tanto metterlo con il pennello perché è un fondotinta che si asciuga molto velocemente e trovo che con il pennello non si riesca a lavorare così bene appunto come la spugnetta. Se ci fate caso sto lavorando una parte del viso alla volta proprio perché è un fondotinta che si asciuga davvero in fretta e se non lo tirate subito le striscette che mettete rimangono tipo lì fisse dove le avete messe. Quindi ne metto un pochino, poi lo sfumo con la spugnetta, vedete, tampono e trascino leggermente e poi faccio il resto del viso, lascio i fondotinta aperti così non devo ogni volta aprire e chiuderli. Quali sono le caratteristiche di questo fondotinta? Come finish è matte? Aspettate che lo sfumo sul collo. Come finish è matte. Si asciuga, vi ripeto, molto velocemente durante l'applicazione e rimane matte durante la giornata. Trovo che leggermente tende a lucidarsi, quindi piuttosto che ad una pelle molto grassa che si lucida tanto durante la giornata, lo consiglio più che altro ad una pelle normale se cercate un fondotinta opaco o ad una pelle mista. Come copresa trovo sia media, quindi non bassa e con questo fondotinta, proprio perché vi ripeto, scusate se sono ripetitiva, ma questa è la caratteristica principale dell'applicazione. Siccome si asciuga davvero molto in fretta, è difficile creare una base molto sottile, quindi direi che non è tanto stratificabile, cioè non stratificabile. Non è facile realizzare una base con copresa leggerissima utilizzando questo fondotinta, ma piuttosto è più semplice andarlo a stratificare, anche se secondo me la cosa migliore è applicarne uno strato e lasciarlo lì. Devo dirvi anche che sulla mia tipologia di pelle, che è una pelle normale, non disidratata, è veramente in questo momento la pelle migliore che potessi desiderare, quindi non tira fuori sebo durante la giornata, non ha zone disidratate della pelle. Forse adesso diventerà un pelino più secca adesso che arriverà più freddo. Comunque, sul mio tipo di pelle, appena applicato non è bellissimo come tra mezz'ora perché appare un pochino asciutto.
Una volta invece che si riscalda con il calore della pelle, è un fondotinta davvero molto bello. E l'effetto che dà questo fondotinta è davvero tipo photoshoppato, cioè mi piace tantissimo perché soprattutto in video e in foto il viso appare davvero super perfezionato. Diamo questi aggettivi alla Giulia, come ormai mi conoscete, insomma, do degli aggettivi molto personali alle cose. Passo all'applicazione del correttore, che è il Photo Focus Concealer, semplicemente. Il mio è nel colore Light Ivory, non mi sembra ci siano tanti colori di questo correttore. Si presenta così, con il classico packaging di un correttore. Devo dire che è un pelino arancione, la cosa non mi dispiace perché potrebbe correggere ancora di più le mie occhiaie, che sono non proprio il massimo. Siccome quando l'ho swatchato ho visto che è un correttore che si asciuga molto velocemente, lo metto e senza perdermi troppo in chiacchiere lo vado subito a tamponare, anche perché appena tirato fuori così dal tubicino vedo subito che è un correttore che si asciuga davvero molto velocemente come il fondotinta e dà un effetto quasi cipriato. Non mi sembra per niente male. Scusatemi ragazzi se parlo un po' strana, forse mi sto leggermente raffreddando, anche se spero di no. Lo metto un pelino anche sulla palpebra superiore come base per l'ombretto. Mi sembra si applichi molto bene, anche se vi ripeto dovete essere veloci a sfumarlo perché si asciuga in fretta. La coprenza non è altissima, cioè vedete che risbuca fuori l'occhiaia, quindi non è proprio il massimo, non è quello che cerco da un correttore. Proviamo a metterne un altro po', questa volta aspettiamo un pelino che si asciughi e poi lo sfumo con la spugnetta. Ok, passiamo all'altro occhio, vedete, appena applicato sembra super coprente e poi in realtà l'occhiaia è risbucata fuori, quindi vediamo se fa lo stesso effetto anche con la seconda passata. Ne voglio mettere un pelino anche sul mento e al centro della fronte, sempre per fare i miei classici punti luce, anche se questo colore diciamo che non è il massimo per illuminare, piuttosto opterei per un correttore a base giallina. Invece questo, vi ripeto, è leggermente arancione. Per il momento non mi sembra male, non credo sia uno di quei correttori che sicuramente continuerò ad utilizzare e dirò wow, è il mio correttore preferito. Credo sia migliore per una persona che non ha tante occhiaie come le mie o comunque non ce l'ha così scure come le mie. Adesso vado a fissarle e siccome questa cipria è quella compatta, ma io per fissare il contorno occhi mi trovo meglio con una cipria in polvere libera per non andare ad appesantire la zona, vorrei comunque mantenermi sulla mia cipria classica, quella in polvere libera, per fissare il contorno occhi e poi andare con la cipria compatta invece sul resto del viso. Ok, ora utilizzo la cipria Pressed Powder, sempre della linea Photo Focus. La mia è nel colore Warm Light, anche di questa non mi sembra ci siano tanti colori. Questa, se non sbaglio, è la più chiara di quelle disponibili. Vediamo. Mi sembra una cipria molto leggera. Non credo sia di quelle che appesantisca tanto, però sul contorno occhi preferisco comunque applicare una cipria in polvere libera. Mia preferenza, come al solito, siete liberi di fare come volete. Questa credo sia una cipria che utilizzerò molto per fare i ritocchi, magari se devo fare qualcosa o comunque il fondotinta si è lucidato un po' a metà giornata. Allora, quello che noto di questa cipria è che non asciuga così tanto e è quasi difficile prelevarla con il pennello, cioè guardate, gratto anche abbastanza forte, però sul pennello c'è veramente quasi nulla. Proverò leggermente a grattare la superficie della cipria per vedere se in questo modo si preleva un po' meglio con il pennello. Mi sembra che l'effetto sia praticamente lo stesso. Quindi vi ripeto, più che una cipria per fissare il trucco, a parte magari potrebbe essere carina perché ha una pelle molto secca, quindi vuole mettere giusto un velo di cipria sulla base, però se volete fissarla davvero bene non credo sia una cipria ideale, piuttosto io la utilizzerò per fare i ritocchi a metà giornata proprio perché mi sembra molto leggera e mi sembra uno di quei prodotti che non va a modificare quello che c'è sotto, quindi la proverò anche in quel modo e vi farò sapere. Adesso magari vi faccio uno zoom ancora più vicino così potete vedere esattamente come si stanno comportando i vari prodotti
Il fondotinta, vi ripeto, già lo conosco, mi piace molto. Sono un po' titubante sul correttore, se vedete mi ha segnato leggermente, non tanto perché è andato nelle pieghette, ma perché è secco come consistenza e per il mio tipo di pelle, guardate, già si arriccia leggermente l'occhio come si vedono le pieghette qui sotto. Quindi il correttore per me è già un no, semplicemente perché so già che non è adatto al mio tipo di pelle. Questo è il risultato con tutto il trucco completato. Vi dico che cosa ne penso per il momento di tutti e tre i prodotti. Ovviamente dovrò testarli meglio e in situazioni differenti. Il fondotinta mi piace tantissimo, già vi ho detto le sue specifiche all'inizio del video. Ve lo consiglio se avete le caratteristiche che vi dicevo all'interno del video. Un fondotinta che io utilizzo molto molto spesso, quindi per me il fondotinta è super promosso. Per quanto riguarda il correttore, sul mio tipo di pelle non mi piace, noto che mi ha appesantito tantissimo la zona qui del contorno occhi e nella parte centrale del viso. Secondo me questo correttore va benissimo per una pelle, per una persona che non ha tante occhiaie, perché la coprenza è media, medio-bassa. Se non avessi messo il correttore all'inizio probabilmente non avrebbe coperto proprio nulla, quindi secondo me è adatto ad una persona che ha poche occhiaie ed una pelle mista o grassa, comunque una pelle che ha bisogno di qualcosa di asciutto. Se avete il contorno occhi secco, evitate questo correttore perché ve lo segnerà tantissimo e vi appesantirà tantissimo questa zona. Per quanto riguarda la cipria, non mi è piaciuta per fissare la base, vi spiego il motivo. Se ne preleva davvero poca, trovo che questa sia una cipria molto molto leggera, va benissimo se avete una pelle super disidratata e molto secca, quindi volete giusto proprio un filo di cipria che non vada ad asciugare ulteriormente la vostra base, in quel caso secondo me va bene. Se cercate una cipria che asciughi e fissi bene la base, questa secondo me non fa il caso vostro. Ho avuto un po' di difficoltà a sfumare anche la terra e il blush, proprio perché la base era rimasta quasi umida, cioè non asciutta come al solito, quindi ovviamente poi la terra si è applicata leggermente a macchie. Questa cipria la voglio provare assolutamente per fare dei ritocchi durante la giornata, in quel caso credo sia una cipria carina. Vi ripeto, devo provarla, quindi non posso dirvi con certezza che cosa ne penso. Come sempre sono curiosa di sapere se c'è qualcuno di voi che ha provato uno, due o tutti e tre questi prodotti. Fateci sapere come vi siete trovati con un commentino qui sotto al video e soprattutto fateci sapere quali sono le caratteristiche del vostro viso, quindi tipo di pelle, zone più secche, bla bla, così per chi ha una pelle diversa dalla mia può leggere i commenti e trovare magari qualcuno che ha lo stesso tipo di pelle e vedere come si è trovato con questi prodotti. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Come al solito vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video, vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!